Ne hai tante di belle. Questa è una che ha avuto un successo mondiale, addirittura ha girato il mondo. Pensate che questa canzone era nata in realtà come un valzerone. 1948 c'è La Bella Italiana, non è ancora Miss Italia il titolo di questo concorso. Ci sono dentro, quell'anno vince Lucia Bosè, c'è Gina Lollobrigida che partecipa, Eleonora Rossidrago, Gianna Maria Canale, insomma un sacco, che poi sono diventate tutte attrici famosissime. E allora, per fare un film, Dino Risi voleva fare un film su questa Bella Italiana e aveva commissionato a Fabor di fare una canzone. Lui fa un valzerone, che proprio dice voglio un bel valzerone che sia messo eccetera, e lui lo compone, ed è questo ancora. Se non che Testoni, che era il paroliere di questa cosa, dice ma tu sei matto, dice una canzone di questo genere buttata via così, niente, va, rallentala, vai piano, falla lenta, infatti la rallenta al massimo e mette questo testo che è bellissimo ancora. Canzone straordinaria, viene presa, presentata alla RAI, se non che la RAI, allora c'era Razzi, si possono fare i nomi, sono passati tanti anni, ha detto questa canzone non va, è troppo sexy, siete matti. Guarda, e gli ha bocciato una frase che diceva, quando tu dici della testa sui ginocchi, com'è la frase? Poso la testa sopra i tuoi ginocchi. E vorrei che le ore non passassero mai. Questa frase fu una roba tremenda, proprio una cosa, un blocco incredibile. Allora Testoni si impunta e dice, io non la cambio la frase, potete censurare quello che volete, questa canzone così resta. Per fortuna, grazie ad Angelini, in qualche modo sono poi riusciti a mandare avanti lo stesso la canzone, che è stata Dino Risi non si è mai rassegnato ad averla persa, per cui sapete cosa ha fatto? Quando anni dopo, 6 o 7 anni dopo, fece il famoso film Poveri Mabelli, andatevelo a rivedere, ogni 5 minuti sentirete sul fondo ancora che suona Nilla Pizzi, ancora. Grazie. Nella penombra vedo i tuoi begli occhi, sono diversi dagli altri e tu forse lo sai. Poso la testa sopra i tuoi ginocchi e vorrei che le non passassero mai. Se mi guardi così mi fai sospirare ancora, non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Questo è un male d'amor che mi fa sospirar, ma mi piace. Se mi sento guardar, provo quasi il sapor dei tuoi baci. Se mi guardi così, mi fai sospirar ancora. Non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Sono folle di te, è il tuo fascino che mi innamora. E parlarti non so, non posso che dire. Mi fa sospirar, ma mi piace. Se mi sento guardar, provo quasi il sapor dei tuoi baci. Se mi guardi così, mi fai sospirar ancora.
posso che dir ancora. Nilla Pizzi. Orchestra. Grazie maestro Righello. Grazie, grazie. Ma che voce ha la Pizzi, canzone. Ma che voce hai Nilla. Che bella canzone. È una roba, è vero o no? È una cosa, ma che Nilla. Bella canzone. Ma come canti? Ma solo qui ma si sei... può cantare così. Difatti io ti devo portare i saluti. No, no, i basta, baci, no, no, non mi mette in imbarazzo. No, ti prego, non mi mette in imbarazzo. Onestamente. Tutti, ho detto, no, di io tutti. Sto parlando sinceramente. Sto dicendo che la tua voce è la storia della musica italiana. Non c'è niente da fare. Quando canta la Pizzi, è la musica leggera italiana che canta. Io... sei una cosa io, per esempio, straordinaria. Vorrei una volta poter cantare senza quell'emozione violenta che ti prende quando sei lì. Perché oggi abbiamo provato pochissimo, oggi sì. È lunedì, qui si prova poco, una volta e via. Siamo in tanti, e allora, c'è un'emozione che ti prende. Ecco, vorrei poterla cantare senza quell'emozione lì per avere la voce veramente perfetta. Ma poi ci censurano un'altra volta, non si può Nilla, non si può. Non si può. Senti una cosa. Adesso scusa, me l'hai messa sul piatto, io non volevo addentrarmi, no, dimmi, però. Dimmi. Ma quando tu hai cantato per la prima volta questa canzone, che insomma ancora, sì. Non mi sazio di te, ancora, insomma. Vuoi aveva sapere un segno... a chi pensavo? Esatto. Cosa vuoi? Ma non lo so, te l'ho già detto. Eppure dovrei c'era... pensare. Senti, troppo. Ma c'era ancora, diciamo, lui. Lui quale? Il chi? Collega di Righello. Ah, beh. Guarda, l'altro giorno ho proprio pensato a questa cosa qui e ti devo dire che ho sentito una grande nostalgia, un amore profondo, perché ritornano queste cose sì, certo, poi nella vero. Vita. Vedi, io sono felice di aver ascoltato da Cesare Bramieri ma, le cose che ha ma detto. Ma non svicolare tanto, allora, volevo dire, allora, quali quando io tu credo. Cantavi, ma quando tu cantavi ancora c'era una gran passione ancora. Eh beh, si capisce. Senza passione non si canta, ma senza poi, amore non si canta. Ma poi perché è finita? E senza rabbia non si canta. Senti una cosa, perché è finita? Non ce l'hai mai detto questo? Finito quale? Con il collega di Righello. Perché le cose, te l'ho già detto, finiscono. Le cose hanno un inizio e una fine. Ma non è perché era entrato purtroppo per caso quell'altro tuo collega? Qualcuno entra sempre. Grazie, Nilla Pizzi. Marisa Merlini. Che domande. No, bello. Perché Nilla mette una passione tale bello. Nel modo di cantare di paese che tu a un certo punto fai riferimenti, poi l'abbiamo seguita, io mi ricordo che si leggeva di settimana in settimana. La Pizzi è stata la nostra vita, per cui di settimana in settimana sui giornali arrivavano le puntate su chi amava, chi lasciava, quando scappava in Messico, quando tornava. E come no? Brava, brava. Io i Santi Simeoni me lo ricordo, tu non te lo ricordi, ma io me lo ricordo. Che ti dovevi anche sposare spesso. In Messico di nascosto, eri già sposata. Vabbè, insomma, questo sì, niente. Cosa? È una cosa... Guarda, tu che sai tutto della pubblicità. E quello era una cosa pubblicitaria. Ah, soltanto? Una cosa pubblicitaria perché doveva venire la gente al locale. Ma quando tu hai cantato cantando qui, hai detto che in realtà ti rivedevi sulla spiaggia di Messico con uno che suonava la chitarra alle tue spalle e tu eri nuda guarda, sulla spiaggia. Suonano tutti la chitarra in Messico. Oh,